Ciao a tutti ragazzi, io sono Andrea e benvenuti in questo nuovo video. Sono tornato da Lucca Comics giusto ieri, saltando la domenica perché avevo bisogno di un giorno per riprendermi fisicamente, dato che in questi ultimi 3 giorni avrò dormito 4 ore massimo a sera, se va bene, quindi ho detto torno prima, la domenica sto a casa, dormo, mi rilasso, cosa che poi ovviamente non ho fatto, però almeno l'illusione c'era prima di ricominciare a lavorare. È stata un'edizione molto figa quest'anno, c'erano alcune cose interessanti, alcune cose mi sono piaciuto veramente tanto, come lo stand di Narcos, ma ve ne parlo dopo quando vi faccio vedere i gadget. Volevo ringraziare già fin da ora tutti quelli che sono venuti al raduno da Pampling sfidando il nubifragio, perché ovviamente quando ho fatto il raduno io stava venendo giù il finimondo, io ci ho messo un'ora ad arrivare allo stand dei ragazzi di Pampling, sono rimasto bloccato in mezzo alla via principale, tutti con gli ombrelli, veramente un macello. Quindi ringrazio tantissimo i ragazzi che sono passati a farmi un saluto. Già che ci siamo, vi ricordo che questa è una delle magliette che trovate da Pampling, dove inserendo il codice sconto Nerd Mob avrete il 15% in meno. Ho assistito alla lettura live, per esempio, di Pannofino di Animali Fantastici, è stato veramente emozionante. Lui è un mostro, veramente magistrale. Se vi capita, recuperatevi gli audio e i libri di Harry Potter su Audible di Amazon, perché veramente è tanta roba sentirlo parlare. Ho intervistato Christian Cameron, il director design di Insomniac Games, uscirà il dettaglio dell'intervista a breve sul sito, insomma veramente tantissime cose. Ma voi sicuramente state guardando questo video perché siete curiosi di sapere con cosa sono tornato da questa edizione di Lucca Comics, questa edizione del 2018. Ho già seminato sulla scrivania e disposto al meglio che potevo per cercare di dare un senso ai vari acquisti, perché era tutto buttato in valigia a cazzo. Direi dunque di iniziare subito dallo stand di Saldapress, che è quello su cui ho recuperato più roba, perché mi mancavano parecchi spillati di Invincible dal 35 fino all'ultimo uscito 58. Mi ero fermato, ho detto poi lo recupero. A questo punto ho detto, già che ci sono a Lucca, li recupero tutti adesso. Invincible fino al 35 l'avevo già letto tutto, serie veramente pazzesca di Kirkman, capolavoro. Qua c'è scritto il miglior fumetto di supereroe nell'universo, e devo dargli in parte ragione, perché è veramente magistrale. Se non l'avete mai letto, recuperatevelo subito. Io ho gli spillati perché ho i cofanetti dove infilarlo, devo infilarli di anno 1, anno 2, anno 3, anno 4, uscirà l'anno 5 a gennaio, mi è stato anticipato. Se no potete recuperare i volumoni brossurati, che comunque magari preferisco i volumi brossurati di base rispetto agli spillati, ma questa qua l'avevo già iniziata a spillati, e ricomprarle tutti in brossurati non mi sembrava il caso. Comunque serie veramente incredibile, dopo vi faccio vedere una chicca magistrale. Poi ho preso il cartonato di Grizzly Shark, sempre per Saldapress, di Ryan Otlane e Ivan Plascencia. Non lo so, sono andato sulla fiducia, mi ispiravano i disegni perché Otlane era un genio, è veramente bravissimo. Poi ho recuperato Skyborn di Frank Cho. Frank Cho, ragazzi, guarda, apro una pagina a caso, cioè che ve lo dico a fare, edizione cartonata. Le edizioni di Saldapress, questi qui, sono veramente meravigliose. Poi a questo punto finiamo con i cartonati, ho recuperato Slots di Dan Panosian, perché mi ispiravano un sacco di disegni, è un fumetto sul pugilato e ero stracurioso di recuperarlo. Poi Kill the Minotaur, scritto da Cantamessa, che è lo stesso di Red Dead Redemption 2, quindi sono andato veramente sulla fiducia, dato che sto giocando in questi giorni a Red Dead Redemption 2. Poi mi sono stati consigliati, quindi ho detto, ma sì, vado sulla fiducia, perché i ragazzi di Saldapress sono sempre bravi, poi mi fido parecchio. Extremity volume 1 e volume 2 brossurato. Finalmente è uscito il volume 6 di Manifest Destiny, che è un fumetto che io avevo già consigliato nello scorso video collection di recuperi di Lucca, veramente magistrale, con dei disegni a dir mio magnifici, storia incredibile con Lewis e Clark che vanno in America e scoprono tipo tutta una roba con minotauri, zombie, insomma veramente figa. E infine
ultimo, ma non in ordine di importanza, ho recuperato, che era uscito da poco, il volume 29 di The Walking Dead dal titolo I limiti che superiamo, volume che ho già letto, veramente bellissimo, soprattutto dopo il finale potentissimo del volume 28 di un paio di mesi fa. È inutile dirvi che Walking Dead è serie a fumetti, è l'unica cosa che merita, soprattutto paragonata a serie TV. Cioè, sapete che io odio la serie TV, ma amo follemente i fumetti di Kirkman, quindi recuperatevi per favore, fate un favore a voi stessi e recuperatevi The Walking Dead. E infine, dato che Ryan Otley era presente in fiera, sono riuscito a farmi schiacciare questo bellissimo Mark da Invincible, veramente stupendo, cioè guardate che capolavoro. Io non so veramente cosa dire. Quindi ringrazio gli amici di Saldapress, avrò da leggere per tipo 15 anni. Aspetterò che finisca tutto Invincible, dato che in America dovrebbe essere finita, e quindi aspetterò che finiscano tutte le uscite anche in Italia, poi me lo risparo tutto dall'uno, dato che ero fermo da parecchio tempo. Poi rimaniamo sempre in ambito fumetti, sono passato da Panini, ho recuperato giusto due cose, tra cui il cartonato di Vecchio Occhio di Falco, che andrà accanto a il mio caro vecchio Old Man Logan, e il numero uno spillato di Amazing Spider-Man, disegnato da Ryan Otley, la cui copertina è disegnata da Ryan Otley, e ne ho approfittato per farmela autografare mentre a farmi fare lo sketch da Saldapress. Poi, dato che Panini era con Topolino, ho recuperato questo volume cartonato della nuova Dinastia dei Paperi, volume da 18 euro, ben realizzato come sempre. I volumi di Topolino sono veramente fighi, disegni di Sciarrone, è inutile che ne stiamo anche a parlare, non vedo l'ora di leggerlo, sono curioso perché è praticamente la Dinastia dei Paperi nel futuro, in un futuro reimmaginato. Qua già si vede il deposito che fluttua, dei robots, insomma, ho preso obbligatoriamente. Poi sono passato da Bao, ho preso Fanculo Favolandia di Scottie Young, il quarto volume, che se non sbaglio è anche il volume conclusivo, e già che c'ero mi sono fatto fare questo Rocket Raccoon da Young. Io onestamente gli avevo chiesto se mi faceva anche un piccolo gattino, dato che come sapete il mio gatto si chiama Rocket, così avevo i due Rocket. Mia mamma ha detto no, ne faccio solo uno, vabbè, vaffanculo comunque, grazie per lo sketch. Poi chiudiamo con i fumetti, con il volume 10 e il volume 11 di GTO Paradise Lost, che ho preso dalla Dynit. Oddio, tra l'altro sta copertine uber porno, nascondiamo perché mi bagnano il canale. Poi sono passato da Bonelli, ho preso Dylan Dog con questa copertina olografica per un mio amico, con Dylan che esplode in mezzo a una bomba atomica. Vabbè, a me non interessa, prima che se li recuperavo. Infine, ultimo per quanto riguarda i fumetti, Big in Japan di Dario Moccia, che conosciamo tutti, il mio caro vecchio amico Dario Moccia, e Tuono Pettinato, edito da Rizzoli. Dario tra l'altro è il solito pirla, e quando mi ha fatto lo sketch con l'autografo, cioè lo sketch ha fatto Pettinato, però quando mi ha firmato la dedica ha messo per Bellucci, Mago Andre, perché sa del mio passato da mago. Qua c'è il disegno di Tuono, la firma di Tuono e la firma di Dario. Dario mi fa, mi raccomando, distruggerlo, perché pensava che gli sparassi merda. Non l'ho ancora finito di leggere, ne ho letto circa a metà mentre tornavo su a Torino, e invece devo dire che mi sta piacendo molto. Onestamente credo per ora sia il suo miglior lavoro, è una specie di guida su Tokyo, realizzata in maniera un pochino diversa da, cioè ovviamente tanto diversa dalle solite guide Lonely Planet eccetera, molto divertente. Sicuramente me la studierò prima del mio ipotetico viaggio in Giappone, che sicuramente avverrà nei prossimi 5 anni, spero. Quindi bel lavoro Dario, non vedo l'ora di finirlo, e sei il secondo che ho iniziato a leggere dopo Walking Dead, quindi appena lo chiuderò poi ti farò sapere. Qua abbiamo poi il poster con firma di Pannofino, che mi hanno dato durante la live in cui ha fatto Animali Fantastici. Vi ricordo che gli Animali Fantastici è disponibile su Audible, ripeto, l'ho già detto prima, Pannofino mostruoso. Poi mi ha regalato il caro vecchio amico Guido questo fantastico Funko Pop di Topolino e da Steamboat Willie. In occasione del 90° anniversario di Topolino hanno fatto tutti questi Funko con i vecchi personaggi. Tra l'altro io non capisco perché qua c'è la zampa che si stacca, gli metterò un po' di colla. Quando ho visto che mi si è staccata in mano, vi assicuro che ho quasi pianto. Hanno fatto anche quelli con Topolino coi secchi, Topolino al fagiolo magico, insomma ne hanno fatti tanti altri
altri, però indubbiamente quello che volevo più di tutti era questo qui di Steamboat Willie. Adesso vado a incollare sta roba prima che spacco tutto. Poi, vabbè, qui c'è il pass stampa di Luca, e qui ho attaccato le due spille di zero calcare che mi hanno dato da Panini quando ho acquistato il volume di Occhio di Falco e lo spillato di Spider-Man. Qui c'è una spillettina che era nelle borse della Warner. Cos'è rimasto? Sì, ultime due cose. Da Warner Bros, se compravi qualcosa, io non ho preso niente ma me ne hanno passato sotto banco, regalavano la polybag di DC Super Heroes con Lex Luthor vestito da Superman. E quindi ho detto, li ho tipo pregati in ginocchio, ho detto no, io sono stampa, perché comunque da una cosa e l'altra me li hanno dati. In realtà ha comprato Guido e ce ne siamo fatti dare due, dato che gli ha sganciato un sacco di soldi. Però fa fico, insomma, polybag carina, non vedo l'ora di montarlo. Non so dove metterlo onestamente, però vabbè, ci sta anche che si dice no. Poi allo stand di Netflix hanno fatto una cosa veramente molto figa. Hanno riprodotto tipo una stazione di polizia messicana e c'erano dei figuranti all'interno che una volta entrata ti praticamente insultavano, perché quelli che entravano erano le reclute alla caccia di Narcos, in cui ti dicevano bisogna andare a cercare i Narcos, bisogna rinchiuderli eccetera, e davano questa busta di carta. Ho scritto Dia Top Secret, ovviamente firmata Netflix e Narcos, dove al suo interno si trovava questo dépliant di Narcos con alcune informazioni sui padrini e infine la mappa dove erano segnati i vari Narcos che stavano all'interno di Lucca. E infine, mi ero quasi dimenticato, c'era questo laccetto della Dea con il simbolo Dea che potevi tenere al collo. E quindi in poche parole cosa bisognava fare? Bisognava andare nelle posizioni indicate. Qua abbiamo il giallo e il verde che rappresentavano i Narcos, mentre le rosse rappresentavano i padrini. I Narcos verdi e gialli li trovavi sempre, quindi tu andavi, ti facevi una foto e la caricavi su Instagram mettendo l'hashtag spot the Narcos. Mentre invece i rossi erano i padrini che li potevi trovare solo in determinati orari. Come facevi a sapere l'orario? All'interno dello stand di Narcos erano presenti dei blocchi dove potevi ascoltare delle conversazioni, ti facevano un interrogatorio, dovevi pesare i soldi, indovinare il peso, e ti davano le informazioni necessarie per trovare i padrini. Se trovavi un Narcos, vincevi la foto sulla Wall of Fame che ti veniva anche data. Questo sono io, molto bello, molto figo. Se ne trovavi tre, ti davano la maglietta di Narcos, che è questa qui, Narcos Messico. E infine, se trovavi il padrino, ti portavi a casa le carte, che io onestamente pensavo fossero carte da gioco, però l'ho aperto ieri sera quando sono arrivato a casa con Paola e ci siamo resi conto che sono tipo le carte della tombola. Infatti qua abbiamo tipo il gallo, il mondo, la corona, insomma, è veramente la tombola, semplicemente dall'1 al 54, se non sbaglio. Eccole qua. Boh, molto carino. Onestamente avrei messo le carte con le tre foto e la maglia con il padrino, ma evidentemente gli costava di più fare le carte che fare la maglia, quindi era quella più rara. Poi, vediamo, è rimasto ancora qualcosina? Sì. Vabbè, è un portachiavi che mi hanno dato da Topolino quando ho preso il volume della Dinastia dei Papri. E poi dai ragazzi di Magic ho recuperato la Signature Spellbook di Jace, dove vi faccio vedere cosa ho trovato al suo interno. Intanto mi guardate via. Qua in poche parole trovi le 8 carte indicate dietro, più una di queste 8 carte foil. E io ho trovato ovviamente le 8 carte, queste qua, più il Threats of Disloyalty foil. Carte molto fighe, questa edizione un pochino particolare, e ovviamente tra cui trovate ovviamente Jace e queste qua. E niente ragazzi, questo più o meno tutto quello che ho recuperato da Luca. Spero di non aver dimenticato niente, controllo in giro se mi sono perso qualcosa, ho già posizionato, ma mi sembra proprio di no. Insomma, parecchie cose da leggere ne avrò per un po', contando che dovrò recuperare ancora un pochino di robe che erano uscite ma che recupero poi in fumetteria, dove ho gli sconti, dove conosco i cari vecchi fumettari, e per prendere a prezzo pieno in fiera me la piglio tranquillamente in fumetteria qua a Torino.
E niente ragazzi, questa è stata praticamente la mia Lucca condensata in 2 giorni e mezzo, super pieni, super intensi. Io volevo ringraziare tantissimo tutti gli amici che mi hanno fatto compagnia, con cui ci siamo divertiti. Insomma, abbiamo andati a bere in piazza anfiteatro, abbiamo mangiato da schifo praticamente, piadine, pizze, panini, insomma avrò preso 400 kg tra carboidrati e alcol a fiumi che abbiamo bevuto la sera. Ringrazio tutti quelli che sono venuti al stand di Pumpkin quando ho fatto il raduno, l'ho già fatto prima ma ci tengo a ringraziarvi tantissimo anche una seconda volta in conclusione di questo video. Avrete visto sicuramente qualcosa nelle stories su Instagram, dato che aggiornavo praticamente in maniera frequente ogni 5 minuti. Se non l'avete fatto è perché non mi seguite su Instagram, quindi rete, andate veloce ora a seguirmi su Instagram, vi lascio il link qua sotto in descrizione. Siamo quasi a 10.000 e io sono stracontento perché finalmente posso fare swipe up e mettere link su YouPorn, insomma qualsiasi cosa. E niente ragazzi, questo è stato tutto quello con cui sono tornato da Lucca, cose di un gran peso, ho quasi rischiato di spaccare la borsa e far cadere tutto rovinosamente a terra sul bagnato. È stata un'esperienza che non auguro a nessuno, ho perso veramente 10 anni di vita. E quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, ci vediamo sicuramente in settimana con un grandissimo video unboxing, perché mi è arrivata una valangata di roba ovviamente nei 2 giorni in cui non ero a Torino, non ero al lavoro. Ci sarà qualcosa sicuramente figo, perché lo so, l'ho comprato io, e quindi ci vediamo tra qualche giorno qui sul canale. Spero che questo video vi sia piaciuto, lasciatemi un commentino qui sotto in descrizione, fatemi sapere cosa avete comprato voi, se c'è qualcosa che avete visto tra quello che ho comprato che vi interessa particolarmente, magari su cui vorreste che approfondissi in qualche recensione sul sito, soprattutto per quanto riguarda i fumetti. E niente, basta, quant'è? Sono 20 minuti, direi che ci possiamo salutare, se no andando avanti così ci arriviamo fino a Lucca Comics 2019. Io vi saluto e a presto, ciao!